Una stagione de Mastino, boys, è tutto vero. Una stagione intera dedicata al Mastino. Per fortuna che è febbraio, il mese più corto dell'anno. Mi sento male, guardate qui, il Super Mastino Lavico si scatena. Mi scateno pure io! Allora, droppino, da 6-6, reset, che è stato il fine season, ovviamente non ci ha fatto scalare, 5.970 e pusheremo instant cordomatore, quindi preparatevi. Ma secondo me il problema non è tanto la sfida dove c'è sta un mastino che è grosso, enorme, infinito, che esplode, fa delle cose e lo andremo a testare magari nel prossimo video. Il problema grosso è questo! 27 giorni di mastino maxato! Ce l'avranno tutti! Tutti, raga, mi sento malissimo! Quello è il big problema! Un like di solidarietà. Vi prego, un like di solidarietà. La carta non la voglio vedere. Lasciate un like per provare la sfida, iscrivetevi, è gratis, campanella, e mi raccomando il codice Grax prima dello shop del pass, scade una volta ogni 7 giorni, lo vedete qua sotto. Io ancora, ragazzi, sono un po' indeciso se shoppare o meno le torri di Grotti. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se la devo shoppare. Ci abbiamo tutto quanto boostato inizio season, questo lo apro, questo lo andiamo ad aprire. Vediamo un attimo il pass. Questi fanno male. 23.000 con cui andremo a maxare il deck di Ciccio. Mi prendo le 1000 monedozze e vediamo un attimo com'è sto pass del mastino. Ancora non so tanto convinto, se shopparlo o meno. C'ha l'emoticon con la pop-up, però dato che sta un pochetto così confuso da colpirsi da solo, mi piace. Sotto abbiamo la moneta, tutto quanto identico, e le torri stanno alla soglia numero 10, che non sono neanche troppo brutte, sono sincero. Pass del mastino, chissà se un giorno lo faranno. Tema domatore, lava hound, tutto regolare. Io andrei a shoppare, tra l'altro posso prendermi big money, buoni, perché entrate sempre nel clan quando ci sta il primo giorno de pass. Guardate quanta roba riusciamo a prendere. 333.000 e sono finiti. Però ne posso prendere altri, penso di sì, perché non me l'ha buggato. Vado a richiedere le carte, sto richiedendo al momento le terremoto per i deck war. Qui abbiamo il ciccio deck che mi ha consentito di tornare a 6-6, perché nell'ultimo giorno di scalata mi ha buttato giù. Ma si parte a bomba con il 2.6, con il nuovo moschettiere. Vediamo quello che succede, sperando che ci dia un benvenuto interessante. Pass shoppato con codice Grax, eccolo qui, tutto alloccato, bellissimo. Andiamo a prendere le ricompense. Io voglio vedere, sono molto curioso di vedere il meta. Se troviamo tutti i mastini, mi dissocio. È la volta buona che febbraio me lo gioco tutto quanto col ciccio deck. Tutto pronto, sbloccato il pass, eccolo qua. Se può cominciare a sbloccare tutto quanto, partiamo. Te prego, non me da subito mastino. Tutti quanti prenderanno al volo l'occasione e metteranno il mastino maxato. Quello è ovvio, 27 giorni. Per fortuna, ripeto, che è febbraio. Fosse stato un mese più lungo, tipo la stagione precedente, che è durata un botto. Grax, il problema non è il mastino! Adesso il deck più popolare è quello della cimitero tornato, ragazzi. Che forse pure peggio. Me dissocio. Mo che mi invento, ci mettiamo il golem del ghiaccio. L'inizio non è buono. Sincero, non è buono. Magari questo Kamui non è fortissimo. Possiamo provare a batterlo. Io lo spero tanto. Ma abbiamo un grosso moschettiere. Il moschettiere è molto molto interessante. Però buffare il moschettiere riesce comunque a compensare il non nerf di alcune carte che devono essere assolutamente nerfate? Secondo me no, raga. Secondo me no, perché il Gran Cavaliere lo conoscete meglio di me, insomma, che problemi che dà. Vabbè, questa arriva, tirerà sicuramente la classica cimitero, riesco un po' a pulire. Ci metto un altro mosche e mi toccherà metterlo per forza. Provo a tirare un log per fare qualche dannetto, ci tiro la farpalla lì. Se faccio in tempo l'ho rischiata, chip damage per noi, stiamo andando sulla torre di sinistra, ma è comunque un 1v1, dovrei cambiare lane, ma c'è la tornado, mi difende con 3 d'elisir, un mio push da 4, se ci carico sopra spreca ancora di più elisir. Moschettiere da dietro, potrei provare a fermare la Valkyrie al ponte, però preferisco stare un attimo tranquillo, quello tanto lo riusciamo a buttare giù. Potrei provare a partire sulla destra col Doma Jump, tanto lui mi tira la tornado, guardate Tornado tattica. Arrivata in ritardo. Questo è positivo. Leggermente positivo. Aspettiamo l'elisir. Poi mettiamo degli scheletrini. Lui ancora non ha messo la cimitero. Ma tanto noi sappiamo che è cimitero. Almeno torniamo a 6.000 coppe. Dai. Se perdo la prima, vinco le altre due. E facciamo sta benedetta reazione al nuovo meta del mastino. Non è che mi fa tanto piacere sta situazione. Comunque il drago l'ho tolto. Gli scheletrini sono tanti lo stesso.
Non mi conviene andare sulla lane di sinistra perché c'è la cimitero. Qua ci metto la fireball per prendere il mago zap. Magari strappo una hit, ti piacerebbe, rallentato. Va bene, 3300. Perché nessuno me misclicca a me? Un bel missetto. Dobbiamo sperare nel miss dell'avversario. Comunque qui non ha fatto tantissimi danni. Gli ha detto un po' male, però ce l'ha tornato, credo. Non gli devo dare il tempo. Che tempo gli do? Tanto c'ha struttura, tornato. Ho fatto una hit, attenzione. Quella hit potrebbe destabilizzare un minimo. Qui provo a portare tutto quanto sulla parte di sinistra. E se riesco sarebbe fantastico tirare un log in predict sulla Tombstone. Che ha fatto? Oh! Oh! La team! La team inizia season! Corri, 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 corri! Sì! Sì! Sì, si gode! Sì, si gode battuta la cimitero, sì! Vedete, regà, così si battono i counter! Questa è la soluzione! Connessione o misclick? Sì! Bene! Battuta la cimitero, ci godo, mutammer mastino e facciamo la stessa cosa. Voglio un altro mastino e si gode! Mi sa che non ho fatto le 6.000 coppe, giusto? Non ci ho fatto caso, scusatemi. Spiritello Ice. Molto carino. Potrebbe essere lavaclone? Potrebbe essere lavaclone, vediamo un po'. A mongolfier. Un attimo che la fermo così, perché tanto la mongolfiera è stata parecchio nerfata. Porca paletta. Con la fireball però sto tranquillo. Non dovrei prendere danni. Va bene, la fulmine dà un po' di problemi, però di solito mastino mongolfiera non si gioca con fulmine. Quindi potrebbe non essere. Mo. Non so se c'ho ragione. Ci proviamo lo stesso. Io andrei golem del ghiaccio. Pushettino sulla destra. Lui c'ha la tombstone sicuro. O la tornado. C'è la tornado. No, attenzione. Doppio danno per noi. Triplo danno per noi. O problema è che mi tocca mettere un moschettier. Perché se no mi entrano troppi danni. Ok, quello l'ho pulito. Non prendo danni a destra. Lui. Questo è un problema. Perché non c'ho il moschettiere. Diciamo che sarà una stagione difficile per il domatore. Io sono sincero con voi, secondo me sarà parecchio difficile per il domatore. Nonostante abbiano buffato tutto, sarà molto molto complicato. Non posso tirare il log, non avrebbe senso. Riesco a tirare una hit. O problema è che Kiss c'ha la fulmine. C'ha la fulmine. E devo tirare la miglior farfalla della mia storia. Della mia storia. Oh, non è hitato. Non è hitato. Sono in partita. Se avessi fatto anche un solo hit, avrei perso. Non è bruttissima la situazione, perché lui ha sprecato 6, tutto il vantaggio che aveva. Si potrebbe anche fare ora in per 2, però lui c'ha sempre mega sgherro e sgherretti. Stavolta però il moschettiere col cavolo che lo vado a mettere in difesa a destra, capito che ti voglio dire? Il moschettiere va messo assolutamente a sinistra, anzi se so fortunato provo pure a fare un attimo dei cycle e a tirarne fuori un altro. Se prendo danni non è un problema. Vado al volo, regà. Domatore. Metto lui in quel modo e tiro una farfalla sulla destra. Bigos ho preso torre. E la mongolfiera swipe up in avanti. Ed è un qualcosa. Attenzione, deve andare giù la mongolfiera prima. Ragazzi, big match. Ragazzi, big match. O Big Mac, quello che vi pare. È comunque buono. Fermate. Fermate Grax, fermate, fai il palla tutto lì! Ragazzi! Ma questo video è totalmente incredibile! Ho battuto cimitero per la connessione, ho battuto Mastino meritatamente, con delle giocate ottime. Stagione Mastino Lavico, un po' di battarella me la sta a mette. Eravamo a 6.000 precisi, siamo a 6.027, io metterò all'occhio questo più questo e raggiunta la Lega. Ultimo match, un altro mastino palese, preciso, preciso, ve lo dice Grax. Parto subito col domatore, 2 vittorie, mamma mia che video. Mini pecca. Messo male e considerate ce ne vuole adesso per non far... Aia. Per non far hittare il mini pecca ce ne vuole, Lui ha le frecce, io me la cillo perché lo faccio tornare sulla destra. Non se prende il doppio danno, mi tocca mettere l'ice golem perché sennò mi arrivano 1000 sulla torre. E forse ne rischiavo anche 2 senza farlo deviare. Buono il mio inizio, posso già partire. Questo è un deck che si può fare. Ok, le prime 2 erano difficili.
questo è un deck che si può fare. Un cacciatore è un attimo deviato, quindi faccio uno. Me posso pure accontentare. Ho paura a sprecare il moschettiere, allora andrò a fare loghettino e scheletrino. Così. Preciso. Sapete che vi dico, ci tiro pure la fireball. Anche se potevo farmi aprire la torre, però se metteva il domatore andava in difficoltà. Ho fatto bene a non mettere nulla. Sarebbe top fare il perfect timing qui. Però non me la rischierei perché lui sta caricando. E quando lui carica e non c'è il gran cavaliere, diciamo, singolo. Ma io non perfecterei, sono sincero. Magari mi sbaglio, però non c'ho voglia di perfectare, raga. Non c'ho voglia di perfectare. Questo me lo porta a destra. Qua vado dei double cannon. Easy peasy. E il mini pecca potrebbe andare giù, credo di sì. Se prende in danno dalla parte di sinistra, il domatore hitta. Ma c'ho un moschettiere full life su torre. Frecce inutili, domatore instant. Lui è costretto a mettere, penso, il gran cavaliere. Quindi carica fino a 7 e poi lo butta. No, attenzione, era totalmente scarico di Sir. Sei uno spettacolo, domatore, fattelo dire. Quando ce vo, ce vo. Spreco il golem del ghiaccio. Non gli voglio far aprire la torre a sinistra. Quella di sinistra è far pallabile. Ci tiro lo spiritello Ice. Vado a mettere un moschettiere sulla destra. Ok, quello è un problema. Però se ci metto il cannone mi dovrebbe attivare la centrale. Mi dovrebbe attivare la centrale. Esattamente. Bottarella. Lascialo andare a destra, a sinistra, Grax. Cicla al volo. Occhio, regà, non è simpli. Però... se ci tiro questi in tempo, abbiamo difeso. Attenzione al mini pecca, che so comunque danni. Moschettiere sulla destra. Devo tenere tutto sotto controllo. Domatore nel Chillong. C'ho la fireball, metterà il gran cavaliere. L'ha messa alla fine, oramai la partita è andata. La fireball me la tengo. E sapete che vi dico? Cannone sulla destra. Vado così. Vado così. Allora, inizio di stagione veramente, veramente top. Ho battuto il gran cavaliere, il mastino e la cimitero. Meglio di così non si può. Più 26, vabbè, insomma, conosciamo il vizio della bestia. Vi chiedo solo un like, l'iscrizione alla campanella. Se volete la shoppata delle torri tigrotte, queste qua. E se volete il test dei Grax con il super mastino. Si potrebbe fare la prima parte, questa qua molto goliardica. Test super mastino eccetera. La seconda parte, super mastino lavico e domatore. Che ne dite? Ah, poi ce n'è pure un'altra. Vero, quella di San Valentino. Molto bella. Like, iscrizione e campanella. Attenzione, c'era pure il baule di prima posizione. Conclusione di un video perfetto con un campione. Buona. Fa pure rima, eh. Dammi il campioncello, leggendaria. Va benissimo. Prendiamo. Non vi saluto. Mi dissocio totalmente da quello che ho trovato.